Ma buongiorno miei bro, bentornati sempre qui dal Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi Mazzometa. Giù perché? Perché ormai finisce la season, dai, dobbiamo provarlo un Mazzometa prima o poi. Non dobbiamo, cioè, non vogliamo andare a prendere sempre quei deck basilari, quei deck divertenti. No, dobbiamo testare i Mazzometa. Perché? Perché sì. No, non è vero, c'è una spiegazione in tutto ciò. Perché ieri l'abbiamo provato molto in live, no? L'abbiamo provato molto in live e mi è costato 3k di posizione, tralasciando questo, e vari ticket oro. No? E grazie del supporto, raga, sia qui sia nelle altre piattaforme. Veramente, io vi voglio mandare un bacio virtuale, cazzo. Cioè, vogliamoci bene, stringiamoci tanto forte. Forse non era così la cosa. Però basta sparare cazzate, concentriamoci sul mazzo. Oggi è la ramp. Che cosa vuole questo è la ramp? È la ramp è un mazzo che sicuramente in questo video, in 4-3 game che lo proveremo sempre, e dico sempre a 0,01 periodico quotato, Corvus prenderà sempre la. Quando andrà a scartare. Perché frate è palese, vige sempre questa regola in cui i mazzi dell'avversario gli girano che è un piacere, lo stesso mazzo che lo giochi tu ti va a puttane. Una cosa bella di sto mazzo, ragazzi, da non sottovalutare, è la sua capacità di rampare con Corvus, ok? Però da non sottovalutare l'asse Saspot Shulk Infinauta, metti che in qualche strano motivo non dobbiamo pescare Ela, perché non dobbiamo, perché quando gli gira Marvel Snap non dobbiamo pescare Ela. E niente, frate. Cioè, andiamo a provarlo subito, no? Andiamo a provarlo. Andiamo a vedere quante volte prendiamo il cazzo, dai. E tra l'altro, io ho notato una cosa, raga. Vi ricordate quanto Ela non uscisse mai nei deck prima di qualche season fa? Cioè, vi ricordate quando magari si giocava, che ne so, Ela con il tribunale? Con il tribunale Modok, Invisible Woman, non ti usciva mai Ela. Capito? Adesso le cose sono cambiate. Deck a specchio, frate. Mi va molto bene questa cosa. Adesso le cose sono cambiate perché Ela la peschi, frate. Ela la peschi e la peschi con Corvus. Io se tre armor così. A prendere due carte, voglia. Mi fa molto comodo pescare due carte. Ora, anzitutto vorrei augurare un bel in bocca al lupo a tutte quelle persone che ovviamente sono tirate in causa perché dicevano che alla fin fine Lockjaw era una carta divertente da giocare. Era una carta divertente da giocare e si lamentavano della community che si lamentava, capito? C'è cosa da pazzi. Oh, cose pazze, frate. Cose pazze. Però vi posso dire una cosa. Se la community si accorge che c'è un problema e si lamenta, e anche gli sviluppatori si accorgono di questa cosa e nerfano una cazzo di carta, cazzo volete? Capito? Dai, su. Corvus Cavaliere intanto. Vamo! Vamo così, frate, vamo così. Fammi bella sta spada comunque, molto bella questa spada, posso dire. Ela, molto bella questa cosa. Abbiamo anche Lady Sif da giocare. E io giocherei questo. E poi. E sono le carte scartate, Blade Infinauta, vabbè, cioè, che te lo dico a fare. Però ci abbiamo detto Infinauta, a me basta anche che quel Blade mi va qui, eh. Sono contento così. Ok, Doctor Doom. Ok, Ela, frate, ha preso Ela. Snap. E ciao. Snap e ciao. Sì. Lo so, frate. Permetti che ti posso snappare, che per una volta l'avversario prende cosa? Corvus, sì, Corvus, prende Ela con Corvus. Certo, ha voglia. Ok, io sono già soddisfatto così, raga. Sono già soddisfatto così. E lo prende l'avversario e lo scarta. E siamo a posto. Siamo a posto. Guarda quanto è brutta sta cazzo di avatar. Guarda quanto è brutto. Bruttissimo, raga. Bruttissimo. Per questo piace. Perché è brutto. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, vero? O cazzate del genere. Santuario Mind. Che mi può pescare? Mi può pescare Blade? Mi interessa pescare Blade. La voglia. Cioè, ti direi di sì, perché alla fin fine è una carta che scarta. E io ho bisogno di carte che scarto intanto.
Ci abbiamo Cavaliere Saspot alla fin fine. Via. Ok, basta. Cittadella di Onslaught. Non mi darei la. Mi dai giganto, perfetto, voglia. E Cavaliere Blade. Vai. Cavaliere Blade e la Blade. Ci sta. Poi, che facciamo? Saspot Armor? Sì. Perché no? Che giochi tu? Con Basta? Che cosa sei? Un Mr. Negative? Che cazzo sei? Bounce? Può essere, sai? Può essere questa cosa. Bello Campi Elisi, frate. Ma mi sa che avvantaggia più a lui che un bounce. Se è sempre un bounce. Allora, molto bella Lady Sif che mi scarta Magneto. Molto bella questa cosa. Io farei tipo una roba del genere. Per il meme. Anche armor metterei, sai? Anche armor. Sì. Digi Soul. Guarda tu, fratello, gli ha dato la Soul con la cittadella. Fa un disastro quello. È un meno 2 a tutte le mie carte. Sai che quasi quasi la mia spada la setterei proprio lì. Sulla cittadella. Bello Ela. Frate, questo è Snap comunque. Questo è Snap. Metti che mi dà... Oddio, non c'è Odino in questo mazzo, è vero. In questa lista non c'è Odino. Si potrebbe anche pensare di aggiungere Odino e pensare di fare Corvus into Ela into Odino. La devi pescare la combo, frate. La devi pescare, non ti capita sempre. Questo è vero perché è una combo troppo forte. Cioè, è come se tu attivi l'effetto due volte, però... Si può pensare, eh? Sì, si può pensare, è vero. Ok, perfetto. Scontatissima la Soul, va bene. E siamo tutti d'accordo. Ela? Vabbè, qualsiasi cosa che mi può pescare la posso giocare, nel senso... Ah, lui snappa. Ok. Oppure potrei pensare di passare. Hai detto non lo posso fare. È in finauta neanche, quindi... Corvus mi metterebbe sicuramente 5, sì, a voglia. No, dai, gioco quella. Gioco quella, frate, sì. Gioco quella. Minions to me. E cazzo, non mi è andato dove mi doveva andare. Metti che c'è cosa adesso. Male, 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 male. Malissimo. E mi è andata in finata, frate. Io come posso pensare di vincere in tutto ciò? Non posso mai vincere. C'ha Shang. E tra l'altro c'ha un Hitmonkey esponenziale, frate. C'ha Hitmonkey veramente un esponenziale. Ma non sarebbe cambiato nulla se avessi passato. Capito? Cioè tanto flottavo gli stessi punti con Saspot e non avrei potuto giocare in finauto. Mai. Certo è che se avessi passato avrebbe avuto prio lui ugualmente. No, avrei avuto prio io, sì. Avrei avuto prio io, ugualmente. Al centro vincevo sempre e alla sinistra vincevo io. Perché flottavo Saspot, sì. E vince lui. E vince lui. L'ha salvato la Soul, frate. Cioè, nel senso... Sì, ok, la Soul ha fatto veramente un grandissimo lavoro, però ha giocato da Dio lui. Molto bello il bounce. Frate, 7k! Che dobbiamo fare? Ci svegliamo? Mi appepero intanto. Bello Saspot. Bello. Mi piace.
voglia. River Raft. Ma non riuscirò mai. Non riuscirò mai, però. Destroy, cazzo. C'ho privo io, frate. Armor, se mi va dove mi deve andare, è molto buono. Molto buono. Ma sul barone di sinistro si attiva? Vabbè, ugualmente non ci interessa sta roba. Ah. Vabbè, io mi ero fatto tutti i miei ragionamenti. E alla fin fine tu sei un discard. Allora, questo è un disastro comunque, posso dire. Oddio, tanto e non quanto, sai. Dipende da quello che mi scarti, frate. Dracula? Ma per sapere, no? Cioè, io sono contento che mi hai giocato tutta sta roba. Cioè, lui si è scartato, quindi in poche parole Shulk è infinato. Ok. Oh, frate. Victory. Hai fatto tutto tu, nel senso... Sì? Ma che senso c'aveva a giocare su Warmaster, frate? Dici tu, lo vuoi provare post Oda? Ci sto. Ci sto. Ma non mi fa ste giocate. Godo. Due cubi regalati. A voglia. Prossimo, next. Che mano. Oh. Così. Dici, mi hai voluto regalare una Kitty Pride così goliardica che non la vedo da veramente qualche season. Peccato. Peccato, veramente molto forte Kitty Pride, eh? Ai tempi d'oro. Ai tempi d'oro. Zona negativa. E olè. Non lo so perché sto giocando la Kitty, frate. Però non mi serve neanche accumulare energia, non c'è neanche Sasp. Guarda che bello il cavaliere, sai? Molto bello il cavaliere. Guarda, io non scarto per il momento, sai? Non scarto, anche perché ci ho detto assicurato con Lady Sif. Aspetta, con calma. Fammi giocare un'altra volta Kitty Pride. Bella sta variant, frate. Ah, Nihilus. Perché? Perché si è scartato a Nihilus lui? Che c'ha con Ghost Rider, tipo? Allora. A me conviene chiudermi a destra, visto che c'ha... C'è sicuramente la versione del cavaliere con col junk, dai. E questo è poco ma sicuro. Ma a me sa spot sulla zona negativa mi intriga, frate. E non poco. Ok, con l'obsidian, va bene. Ci sto. Ci sto, ci sto, ci sto. Ora, abbiamo una bella spada d'ebano. E beh, se ci pensi, sì, è stata una cazzata giocare Saspot sulla zona negativa, perché potrei fare benissimo la spada. Sì, è effettivamente un po' una cazzata. E... è che io, non lo so, mi aspettavo più sentry di Obsidian, sai? Che so, poi faceva Ghost Rider a Nihilus. Ma forse sto andando un pochino più in là con la mente. Forse mi dovrei concentrare meglio sulle cose reali. No, è certo. È certo. È certo. E a sto punto. E qua come... Come? Come? Io ho scartato solamente una carta in tutto ciò.
la play sarebbe questa, ma io qui perdo ugualmente. Oddio, ma lui come vince? Ghost Rider qui? Non vince, frate. Non vince Ghost Rider lì. Io vinco qua. A meno che lui non mi giochi anche cosa. No, non può giocarmi Shang, dai. Non può giocarmi Shang. Non può giocarmi Shang. Ha scartato solo coso, quindi non penso che mi faccia era. Cominci. Stupiscimi, frate, e infatti ti ritiri. Victory. Guarda tu che la Kitty Pride mi aveva assicurato la vittoria. Mi ha assicurato la vittoria quella cazzo di cosa. Ok, perfetto, va bene, next. Ci sta? Ho voglia. Oh, comunque, dov'è Corvus in tutto ciò? Dov'è Corvus? L'abbiamo usato una volta? Come minimo una volta. No, come massimo. Cazzo sto... No, mi sono rincoglionito, frate. Devo andare a dormire assolutissimamente. Oh. 2K di ranking. Ci sta. Blade, subito. Mi dai infinauto adesso. Me lo fai pescare? Detto. Ci go. Ci sto, ci sto, ci sto, ci sto. Ci sto. Magari qui. Io intanto mi porto avanti. Metti che mi dà Ela poi. E sono un pochino... Gran portale. Bello. Ci sta. E Ligarier, frate. Ligarier è un disastro. Potevi sinceramente darmi qualcosa di più... Di più gradito. Non lo so, ma Ligarier è veramente un disastro. Bello. No bello. No bello. E facciamo Corvus ugualmente. Proviamo a farlo. Ci prendiamo anche il più assicurato di energia. Ok. Ok, perfetto. E Ligarier lo lasci lì. Perfetto. Ora lui c'ha Loki, il ragazzo, meraviglia. Io c'ho una roccia e Sasport. Molto bella questa cosa. Sasport, no? Su asteroide. Ok, Zabu. Che c'ha da giocare lui? Sicuramente c'è per la miss, regà, vero? Chiedo. Frate. Allora, per dire. Io in finauto non lo posso. Cioè, non posso flottare. Cioè, nel senso, io punto a prendere Ela. Alla fin fine, no? Punto a prendere Ela. E sicuramente facciamo. Intanto ci copriamo. In qualche modo ci copriamo. Facciamo le carriere qui. Capito? Cioè, metto 20 punti in una location e poi. Cazzi. Ela? No, roccia. Armor. E mo? E mo, frate? Te la sbrighi con armor. E a sto punto sarebbe stato meglio, sì. Sarebbe stato meglio... passare. Non voglio se sarebbe stato meglio. E che cazzo, frate? Dai, armor mi dai. Vabbè. È unica play questa, frate, dai. Se regge, regge, altrimenti via, GG. So du... No, frate, allora non ci stai con la testa. Non ci stai con la testa. Non ci stai con la testa. Io sono sicuro che lui aveva Shang, comunque. Oh, raga, comunque, a parte gli schiaffi ripresi dal bounce, perché veramente sono stati due schiaffi in bocca allucinanti, il ragazzo è stato molto bravo. Molto bravo. Oh, io sono contento quando c'è un Hitmonkey che mi dà gli schiaffi, cazzo. Perché è bella la carta. Bella la carta, mi piace veramente tanto il bounce da poter giocare. E speriamo che con l'inizio della nuova season si possa usufruire bene di questi mazzi. Ma mi sembra che avevo letto una cosa del genere. Forse ne stavamo parlando proprio ieri di questa cosa. Boh, non mi ricordo. Alla fine l'obiettivo è stato raggiunto, raga. Corvus non ha mai preso Ela, anche perché... Non ce l'abbiamo mai avuto in mano, penso, all'interno di sti cazzo di game, tutte e due le carte. Capito? Quando giocavamo Corvus, cioè, non mi è mai capitato Corvus, ragazzi.